Waifu Tier List. Heck yeah! Salve a tutti e benvenuti alla 14ª Waifu Tier List del duo Starbeam. Ok, allora, visto che queste tier list sono come le ciliegie, abbiamo una tira l'altra. Una inizia a farne una così a caso, dice: ma sì, cambiamo un po', facciamo un video in stile podcast, divertiamoci un pochettino a caso, no? Poi dopo ci prendi gusto, inizi a vedere tutte le waifus 2D che tutte le serie che hai seguito ti possono offrire e ti viene in mente di condividere la tua cultura col mondo, no? Questa in particolare l'abbiamo trovata l'altra volta mentre cercavamo quella delle tipe Nintendo. Esatto, questa è sempre di videogiochi si parla, ma è più specifica. Questa sono le tipe di picchiaduro di quasi qualsiasi casa videoludica. Ok, vai su in cima, scusa. Abbiamo Street Fighter, Tekken, BlazBlue, King of Fighters, Skullgirls, Dead or Alive, Soul Calibur, Guilty Gear, Darkstalkers e probabilmente un paio di anche altri giochi lì in mezzo. Esatto, che però dei quali non ha messo il cast completo sto tizio. Però è già una bella accozzaglia di tipo in Technicolor, direi. Ecco, ci siamo preparati perché almeno delle serie che conosciamo meno abbiamo le wiki aperte per fare un pochettino di ripasso estemporaneo. Però ecco, un po' finiranno in ma chi ti conosce per forza, perché l'unico picchiaduro tra virgolette a cui giochiamo è Smash e ne seguiamo decentemente due. Sì. Quindi, nel senso, dopo tante waifu le conosco di fama e così, però se bisogna dare un attimino più sullo specifico, magari bisogna dare un'occhiatina all'articolo apposito. Ok, adesso ci staremo dietro tanto, quindi iniziamo subito. Ok, si parte subito, abbastanza forte direi, si parte con Tacchi di Soul Calibur, una delle più famose kunoichi di picchiaduro, nonché una delle tipe maggiormente fanservice di Soul Calibur e di picchiaduro in generale. Perché quando si dice bodysuit aderente, lei lo porta a un altro livello. Cioè, si vede già dal quadratino qua. Esatto. Si vede già dal quadratino qua, porca puzza. Non c'è in tutti i giochi questa aderenza estremamente anatomicamente corretta, però in diversi sì. E dicevo, a parte quello, una volta trattato l'elefante nella stanza, sarebbe una delle tipi di punta della serie, almeno per i capitoli più vecchi. Dopo mi pare che nel 5 non l'avevano messa, ma nel 6 è ritornata. E è bello perché di base fa praticamente la parte, come quasi di Mai Shiranui di King of Fighters, la kunoichi fanservice, però personaggio completamente diverso, perché lei di base è una specie di vigilante qua in giro a ammazzare demoni e non c'ha niente di fanservice nell'atteggiamento. Okay. È semplicemente... dovrebbe essere molto pratica la tutina per muoversi. In pratica è una di quelle che proprio è come se non gliene fregasse di quanto è fan service, praticamente non ci gioca sopra. Mi dà l'idea che è una cosa abbastanza comune nei Soul Calibur, perché sono tutti abbastanza seriosi i personaggi, cioè a parte tipo il joke character di turno. Sì, e non è l'unica con un outfit improponibile in Soul Calibur. Cioè, non so se sapete di chi sto parlando, ma un'altra in particolare la troveremo più tardi. Ok, qua faccio, concedetemi, potete chiamarmi un coomer, quello che vi pare, però la metto già in heck yeah. siamo alla quarta tier list di Waifu. Sì, è vero, anch'io cosa provo a darmi un tono da fare, in effetti. Siamo onesti, chiamiamo le cose con il loro nome. Ok, e tanto per non edulcorare la faccenda, questa dopo è un'altra leggermente fanservice, se non sbaglio, è tipo la simile strega di BlazBlue. Strega assolutamente, si vede. Sembra un po' quella di... Oddio, com'è che si chiama? Dragon's Crown? Sì, cioè, era un po' il periodo che c'era sto trend di fare le streghe maggiorate in un po' tutti i giochi simil fantasy. Okay. L'hanno fatta anche in un paio di anime, che sembra rubata a Dragon's Crown, cioè è proprio una trope. Sì, hanno visto che è piaciuta quella. Esatto, diciamo che per un po' la strega eccessivamente sessualizzata è stata una trope molto... Ecco, mi sa che è questa. Kono e Mercury. Allora, oh mio Dio, è su una testa di Mac. Ci hanno quasi tutti un mezzo Mac da qualche parte in BlazBlue, è una roba incredibilmente ignorante. Diciamo che è praticamente uno degli eroi della vecchia guardia, diciamo così. Ed è anche, ovviamente, cioè, penso che possa contare canonicamente come MILF. Mi pare che abbia anche ha una figlia o c'ha una sorella? Se è della vecchia guardia. Sì, c'ha pure una figlia. Quindi è pure canonicamente MILF, cioè
se fosse servito quello per qualificare, intendo. Sì, tanti picchiaduro giapponesi c'hanno un po' sta cosa di prendere anche degli stereotipi di tipo sexy come Sì, tipo di personaggio. leggermente, lo fanno ogni tanto. Allora, Tipo ne abbiamo fatti 2 su 2 per il momento. Sì, finora in Echi abbiamo messo quasi solo personaggi con cui c'è comunque un po' di... almeno sappiamo qualcosa, Sì. effettivamente. Quindi, proseguiamo. Jay l'assoluta. Sì, cioè, non stiamo qua. Sarebbe da chi, ma chi ti conosce, ma non stiamo neanche qua a guardare chi sia, perché mi pare abbastanza ovvio che sia da. A guardare la grafica è 9 su 10 BlazBlue. Comunque, e BlazBlue ne ha un po' di loli in giro. Sì, sì, Anche sì. quella dopo non loli di BlazBlue, tanto per dire Esatto. subito Si dopo. somigliano un po' anche a vederle, nel senso di come sono disegnati i capelli. Quindi, anche se dovessero essere Liga, Loli o balle varie, insomma, se fisicamente dimostro 8 anni, come diciamo fra di noi prima, ha 8 anni. Quindi, non ho. Sì. Adesso siamo degenerati, ma non così tanto. Quindi, la prima che mettiamo dietro le sbarre, seguita da questa qui, che sarebbe un'altra Loli di BlazBlue, una delle più importanti per la storia, una vampira. Quindi, sarebbe la classica Liga, Loli proprio da manuale. Neanche ne ha 20, no? Ha tipo 300-3000 anni. Però, mantenendo il nostro ragionamento, e visto anche che l'andazzo Gothic Lolita, bene o male, non è fra i nostri prediletti. Si fa, fa, mi fa straridere che quando sono così esageratamente occidentali sono sempre giapponesi. In una roba occidentale, una cosa con lo stile così spudoratamente vittoriano in maniera ignorante, non la troverai mai. Vai tranquillo, è appropriazione culturale uscita male. Però mettiamo prima perché almeno di sicuro più legal di quest'altra. L'ombrello gatto è bello. Ecco. Ecco, e per quanto appunto sia da bambola eccessiva il suo abbigliamento, l'ombrello gatto è bello. Ok, Passiamo da una bambola a una bambola. siamo partiti forte, Questa è però famosa. si va quasi esagerando adesso. Si passa direttamente a Morrigan di Darkstalkers, detta anche la tipo fanservice da picchiaduro, forse da videogioco per antonomasia. Penso non abbia bisogno di Sì, presentazioni. sì, sì. È tipo probabilmente la prima succube nei videogiochi e forse anche nei media giapponesi ufficiali, se non sbaglio. Almeno mainstream sia. Sì, no, perché hanno spopolato in un certo genere, però comunque è da un po' che gira Sì, Darkstalkers. sì, sì. Forse è lei addirittura che ha sdoganato il tipo di demone, che se no non si sarebbe cagato nessuno. È una seduttrice seriale, è una specie di Paris Hilton demoniaca praticamente, che non sa cosa fare di bello col suo tempo, quindi. Poi già, quando inizi a fare un videogioco in cui tipo il 50% dei personaggi sono fatti così, ok, non inizia a essere troppo, Però però... quando c'è quello, che è fanservice fino a se stesso, ma è parte della sua natura, è anche accettabile a un certo Un punto. devore deve mangiare. E poi ricordiamocelo che ci sono anche varianti molto peggiori di Succubi, almeno con lei nelle versioni, cioè almeno nei videogiochi, perché ci sono anche state versioni alternative dei fumetti, eccetera. Non ci rimani secco, non ci rimani prosciugato perlomeno, e con gente di questo tipo è sempre un bonus. Ricordiamoci che è sempre un bonus. Sì. Prima mettiamola in alto, mettiamola qua sopra, perché vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Ok, questa è la tipa scoiattolo di BlazBlue, anche lei è abbastanza famosa, ma non mi ricordo il suo nome. Madonna, la mini magliettina con Con le l'underboob. bretelle, underboob con bretelle, cioè, è stile perché tattica come cosa. Io ero triggerato dal fanservice di League of Legends, ma porca puzza, qua raggiungeremo dei livelli che si potevano solo sognare. Con il tipo di picchiaduro qua del fanservice, ma cioè, peggio di così ci sono solo i giochi dichiaratamente ecchi o robe del genere. Cioè, Ok. l'outfit veramente. Cioè, Sì, la. avevo bisogno di indossare qualcosa perché sennò mi arrestavano, però. Il minimo sindacale. Cioè. E poi 20 kg di stivale. Questa è una cosa stranamente diffusa nell'ambiente, lo sai. In pratica è una dei buoni anche lei, di Beh. sicuro. E così a vedere è un po' la Genki Girl di turno. Beh. Beh, una tipa scoiattolo vestita così con le bretelle, cosa volevi? Che fosse Sì, non lo so, una cudere. potevamo non leggere, penso che ci saremmo fatti una buona idea lo stesso del tipo di personaggio. Hyde Freak anche lei, perché vabbè, voglio dire. Però sotto alla MILF magica. Ok, poi parlando di tipo mezzo animale, abbiamo la Queen Bee, si chiama. Perché si chiama proprio Queen Bee? Sì, non ha Esatto, un di nome. Darkstalkers, che
che è particolare perché è una tipo insetto, una tipo ape per la precisione. E lei mi pare che l'avevano fatta parecchio creepy nei giochi. Beh, se in un gioco come Darkstalkers, che comunque è horror soft, inizia a avere gli occhi completamente neri, è probabile che sia creepy. QB. Ah, QB. Che è comunque un accorciativo di... Ok, servitore del cattivo, sì. Pure semplice. Sì, mi pare che fosse cattiva questa qua, vedi che c'aveva un po' la... Sì. Inizia a essere troppo poco fanservice, troppo tanto creepy. Cioè, come design mi piace un sacco, però immagino che si inizino a mettere in conto deposizione di uova, furto di anima e cose del genere. Dici di mettere in gasp per questo? Oh, ho paura di sì. Però il primo gasp. Forse il più alto gasp, però... Sì, perché è cioè, solo da guardare sarebbe ancora altamente friccabile, però guardando la persona direi un bel gasp. Sì. Umanamente è un po' borderline. Adoro i design di Darkstalkers comunque. Ok, questa se non sbaglio è Julia Chang di Tekken. Sì. Molto stilosa, mi piace. Cos'è che era sino nativo americana, una roba del genere? Beh, dallo stile sembrerebbe proprio. No, mi ricordo che era mezza cinese, perché tipo non c'entra un cazzo con lo stile nativo americano, ma faccia anche di cognome del mezza cinese, sono sicuro. E se non sbaglio, da buon nativo americano wannabe, è tipo una green fighter ecologista. Sì. Era lei che faceva coppia con Bob, o era un'altra? Cavolo, sto mi sa che può essere lei, Comunque penso è una delle tipe positive principali di Tekken, sì. Penso che sia una delle più ricorrenti. Sì, magari un po' basic, ma comunque simpatica, la metterei abbastanza in alto. La metteresti in... almeno in Ad Freak, perché comunque... Sì, no, non è da me. Il tipo ci sta, mettiamola qua, perché personalmente preferisco lo stile un po' più anime, personalmente. Ok, ad esempio, questa ragazzina qua, chi è? Zero... È un po' in stile anime, ma non mi pare di BlazBlue. Potrebbe rischiare di essere di King of Fighters con questo stile. Allora, mi dispiace ragazzina, ma ti dobbiamo mettere in ma chi ti conosce, perché è proprio buio assoluto. Sì, e comunque è una tipa d'anime estremamente generica. Esatto, e c'ha pure l'aria da adolescente o così, non è neanche un'età interessante. Ino! Ok, abbiamo Ino di Guilty Gear, la principale tipa cattiva, diciamo un po' la jury di quella serie lì in pratica. Sì. Estremamente volgare, estremamente sboccata, perché è un po' quello suo tratto principale. Somiglia parecchio a Bayonetta. Sì, ecco, praticamente una versione cattiva di Bayonetta, bravo. In pratica c'è pure da strega stripper. Perdonatemi, fan di Bayonetta, ma... Io personalmente non sono molto per le tipe così spudoratamente aggressive, nel senso... Cioè, proprio volgare fino a questo punto. E come diciamo un po' per quella di Pokémon, inizia a essere proprio un po' sgradevole. Esatto, e poi è pure cattiva, nel senso, quindi lo fa pure, cioè, ci mette pure la stronzaggine, sì. Oltretutto. Sì. Il vestito è estremamente fanservice, ma va bene, cioè, che bisogna dirlo. È estremamente fanservice, cioè, guardando solo da vedere, sarebbe, almeno Light Freak sarebbe obbligatorio, però... Non ci piace la persona, non ci piace il tipo, come la trattiamo in questi casi? Io, per me è un me. Ci potrei mettere in me per quello. Allora, sempre rimanendo su Guilty Gear, invece si passa a Top Waifu Material, Biken One Armed and One Eyed Samurai, cioè è un po' per freak, perché è un attimino amputata sta tipa. Però è parecchio di spessore. Cioè, nel senso, hanno preso il classico Ronin incazzato medio, l'hanno trasformato in una tipa mediamente fanservice, pure con il disservice delle amputazioni. E se piacciono le tipe aggressive, non aggressive, aggressive proprio, il non plus ultra. Mi hai convinto a mediamente fanservice. No, beh, lei sarebbe estremamente fanservice, mediamente solo perché gli manca un braccio e un occhio. Voglio essere onesto con te. Sarebbe estremamente fanservice normalmente. Ecco, lei è tipo Tacchi di Soul Calibur, nel senso che è talmente incazzata e concentrata sulla sua missione che se ne va in giro con le tette di fuori così non gliene frega nemmeno merito cazzo se gliele guardi. Se tocchi muori, se guardi puoi anche guardare. Ah, già è vero. Io c'avevo in mente che c'era sotto qualcosa. Assolutamente zero. Ha sotto le mutande fatte di fasciatura tradizionale giapponese. Sotto la non neanche gonna, come cacchio si chiama, sotto il kimono. Personalmente questa ha un grandissimo cappello e mi dà l'idea che è di BlazBlue. Può essere di BlazBlue anche questa? Sì. È di BlazBlue, vedi che intuito io. Che intuito. Ok, anche questa è della World Void Information Control Organization, quindi dovrebbe essere una dei buoni anche lei. Sì, c'è storia angelica, non le piace la guerra e le piacciono i drammi storici. Solida. Però design è un po' basic. Cioè, per tornare in stile League of Legends, cioè,
è basic nel senso che non se ne va in giro mezza nuda. No, ma perché... nel senso, cioè, boh, anche questa altezza qua, dove cazzo siamo? E c'è tutti gli inserti meccano-angelici. Però, di faccia e capelli è molto sì, fa molto normale. Vestito, fa molto il vestito. Esatto, cioè potrebbe, cioè, tu la metti in una divisa scolastica e starebbe bene lo stesso, capisci cosa intendo? Sì, sì, sì. Non riesco a darle un'età innanzitutto. Quello potrebbe essere un po' un problema con tante tipe di BlazBlue, che esatto, hanno una faccia abbastanza anime pulito. Vabbè, di sicuro dovrebbe essere legal, sì, però no, cavolo, una che si gode i drammi storici. Va bene, mettiamo in Night Free comunque, perché per essere onesti è comunque graziosa. Allora, parlando di gente non fanservice, abbiamo Poison di Final Fight e poi di Street Fighter. Sì. Che, ecco, è praticamente un... come un'altra Simil Morrigan, ma più realistica. È, sì, è una tipa assolutamente poco di classe, molto in breve, e non si sa se sia effettivamente una tipa. Esatto, stavo per tenere fuori... O se sia un transgender. In sé di suo serve un'altissima head freak, anche solo per il coefficiente... il coefficiente visivo, e per le tendenze dom molto evidenti anche lì. Onestamente parlando, lo stile da biker non mi dispiace, il frustino è già un po' tanto. Il frustino è stile dom, non è stile biker. Esatto, è kink puro, se mi permetti, è per gente di cultura. Sì, perché come... c'è trovato, a parte il frustino, come... lo stile da tipo biker non mi dispiace, poi ovviamente è estremamente fanservice, ma vabbè, ormai dovremmo dirlo di tutte le tipe. Sì, ma poi questa è tipo una wrestler praticamente, a parte il personaggio. Sì, sì, sì. Ok, parlando di Aino e i suoi simili, abbiamo Juri di Street Fighter. Allora, questa sì che è fanservice cattivo, nel senso evil fanservice di Street Fighter. Sì, sì, Poison, sì, è più fanservice kinky, è dom e basta. Questa è effettivamente sadica. E pericolosa. Sì, sì, sì. Ed è un peccato perché a livello di design è uno dei miei personaggi preferiti di Street Fighter. Puramente di design. No, puramente di design spezza. Cioè, proprio tutte le tipi di Street Fighter spezzano, ma giuro è un buon livello. Effettivamente. È che appunto, tipo, spegnono un po' il fatto della... un po' del tipo deranged che potrebbe o non potrebbe spezzarti l'ossa come preliminario. E l'occhio di Sans unito alla leccata di... È proprio un po' tantino. Solo per il Fear Factor un ottimo gasp. Sì, dai, ma... perché lei effettivamente fa paura. Non è come Aino che è solo sgradevole, lei effettivamente fa paura. Mentre è in ottimo gasp. Aspetta che... okay. No, intendevo ottimo come posizione. Sì, 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 no, però sto notando un trend con le tipe che vanno in gasp. Sì, mi sa che ne avremo... cioè che saranno quasi tutte ottimo gasp, perché è proprio da dire e basta, mi sa che non ce ne saranno. Ok. Ok, Laura, una delle new entry in Street Fighter 5. Street Fighter, tutte solidissime le tipe comunque. Assolutamente. Anche questa. Stavo dicendo prima. Cioè, grappler brasiliana, pratica jiu-jitsu, è elettrificata, anche lei fanservice, ma più da ragazza della porta accanto, nel senso più casual. Sì. È una tipo di un po' bohemian. Sì, sì, sì. È figa sa di esserlo, ma è così, è molto alla mano. Ci sta. È un peccato. È una tipa a cui avrei paura di chiedere di uscire, ma altrimenti glielo chiederei. Cioè, capisci il discorso? Sì. È un peccato che mi dà l'idea di uno di quei personaggi di Street Fighter che compariranno in sto gioco e magari tipo fra un paio di giochi così per fare numero, ma... Cioè, suo fratello era comparso per primo, Sean, aveva fatto così, era comparso come joke character oltre a Dan e tipo non è più ricomparso. Sì, sì, sì. C'ha l'elettricità anche lei come Blanca, perché tutti i brasiliani di Street Fighter hanno un potere dell'elettricità, ricordiamocelo. Però un ottimo head freak se lo merita. Sì. Assolutamente, quindi anzi per ora la metterei in cima, sì, perché, anche perché come diciamo Street Fighter è una delle serie che seguiamo più assiduamente, quindi già un punto in più. Ok, questa la conosco io. Oh bravo, dimmi qualcosa, questa perché la conosco andare a cercarla. Io. Sembra un po' come una di quelle tipo non ironicamente cringe che dicevi tipo la scienziata di Breath of the Wild. Esatto, esatto. Era uscito appunto sto trend tipo in due o tre giochi, magari ne troveremo ancora qualcuna sempre lì, di ste tipe appunto ispirate un po' a e-girl barra... Ecco, bravo, ha molto della e-girl. Esatto, cose del genere. Troia, vedo già la Bathwater. E la gente appunto le aveva iniziato a odiarli a modo incredibile, nel senso questo è il personaggio peggiore di tutta la serie da quando sì, è nato. Sì, quasi troppo li odiano, diciamo. Esatto, sì, poi da un lato è esagerato perché è un po' il classico personaggio fanservice che esce stavolta qua e... Sì, vedo già che è una idol weeb. Sì. Basti dire quello. Ecco. Adesso, io sarò un po' weeb, però sempre nei limiti della decenza. Come dicevamo, quando senti essere non ironicamente cringe,
scusatemi, ma a me... No, non la odio, ma tutte ste mossette mi... No, ma cioè, zio, è una e-girl, è vestita da simil gattina, è una idol occidentale, cioè che fa la weeb, cioè... È troppo... Cioè, non puoi fare appropriazione culturale fino a sto punto, non puoi, perdonami. Adesso, qua esce fuori un po' il boomer che c'è in me, però... Se non fosse che sono categorie diverse, la metterei di fianco alla vampira filo occidentale. Sì, perché l'andato è molto quello, è molto... Si pestano immediatamente. Allora, lei è la matriarca della famiglia Mishima di Tekken. Ah, ok. Che... Kazumi Mishima mi sembra che si chiami, era praticamente, se non sbaglio, la moglie di Heihachi, sì, vecchiaccio malvagio, ed è tipo il boss finale di Tekken 6 o 7, e ha una tigre domesticata stile Sagat, e c'ha anche lei il Devil Jin, e si può quindi trasformare. Sì, ormai negli ultimi Tekken combatti tutti i membri della famiglia Heihachi, prima o poi. Della famiglia Mishima, sì, tutti, sì, cioè Ogre non c'è più praticamente. Nel senso, è una tipa tradizionalmente giapponese, di classe è potente, c'è una tigre come animale domestico, cioè stilosa, però... però sempre quello stile Tekken lì che dicevamo, non particolarmente... Ah, c'è un po' del personaggio, del dramma storico, ficcato dentro a casa in un picchiaduro. Sì, sì, sì. Per farvi capire. Bassoid Freaka. Sì. Ok, questa dovrebbe essere la tipa principale di BloodsBlue. Sì, sì, okay, sì, è molto BloodsBlue. Ah, ok, mi sembra che è Noel Vermilion, che però tipo cambia... cambia parecchio. Acconciatura da un gioco all'altro, perché qua ha tipo i capelli lunghi. Sì, guarda là. Sì. Sempre con armi da fuoco, comunque. È lei, sì, ed è la female lead character, diciamo. Ok, mi ricordavo che era tipo artificiale, una roba del genere. Ha tipo 5 anni di età. E se non sbaglio, un clone... Perché, tipo, BloodsBlue era pieno di cloni della sorella di Ragna, il protagonista. Sì, sì, e non sì. Vorrei che fosse uno di quelli. Tipo, due o tre di quelle sono cattive. E forse c'è anche lei che però è buona. Non vorrei dire. Sì, cioè, aveva tipo la backstory che era incredibilmente strana. Tipo, borderline Nightmare Fuel. E estremamente, chi se ti immagini, robe strane. Perché appunto 5 anni di età effettiva è un clone, tipo, artificio. Cioè, è strana sta cosa. Cioè, a vederla così mi dà. Cioè, sembrerebbe comunque più tipo robot, nel senso, comunque quando è nata era già praticamente adulta, cioè aveva già tutte le informazioni in testa e... Quindi non la metterei in jail, però comunque non particolarmente in alto. È carino come design, però non è niente. Potrei metterla in ottimo me. Neanche fondo da Hide Freak. Non lo so, perché a me come tipo non piace sto design qua, cioè proprio... Proprio biondina diafana, così magrolina, questi vestitoni troppo larghi, cioè boh. Personalmente non... doesn't tick my boxes, presente. Ok. Non lo so, tu lo metteresti in Netflix comunque? Sarei indeciso anch'io. Se tu hai una forte propensione al me, facciamo me. Per me sarebbe proprio a metà tra Live Freak e il me. Mettiamola come ultima in Live Freak, ok? Allora... Questa qui, se non sbaglio, dovrebbe essere di Dead or Alive. Sì, deriva da Ninja Gaiden, se non sbaglio, sta tipa. Dove, se è quella che dico io, è tipo la comprimaria di Ninja Gaiden. Ed è tipo un agente della CIA, mi sembra. Che gira in bodysuit di pelle, vabbè, ok. Sì, perché, sì, sì. Però mi sembra che l'andazzo fosse quello. Sai che... Non è l'unica, ma alcune tipe di Dead or Alive mi danno l'idea di una skin di base per qualcosa. Perché sì, sono di un basic da far paura. È una tipa bionda con i capelli legati e una bodysuit. Ripeto, non è l'unica di Dead or Alive che è incredibilmente basic. Cioè, quasi superano i livelli delle waifu basic di League of Legends. Poi con sta grafica qui, appunto, un po' tipo Tekken, ma ancora più realistica. Sembra tipo, oppure altra cosa che sembra, quei giochi tipo spara tutto in cui tu puoi customizzare un pochettino il tuo personaggio. Ma non troppo. Esatto. Non lo so, mi farebbe troppo strano mettere lei in me, mettere in Night Freak, Noel Vermilion. No, però... cioè, come aspetto è sexy, però è tipo estremamente poco interessante. Ti metto appena sopra, perché almeno da vedere sei meglio, scusaci, però... Cioè, a noi piace il design un pochettino più particolare. A proposito di design un pochettino più particolare... Questa chi cazzo dovrebbe essere? È di Guilty Gear, non mi ricordo il nome, però... Mi ricordo benissimo, mamma proprio... Colpito! Esatto, il fatto che nella sua descrizione c'è scritto che al posto del sangue ha uno strano liquido metallico.
non soffre di questa cosa. E la sua arma è una gigantesca chiave che infila nei nemici e li gira. apre, è come delle cassettiere. Sì, quindi è da vedere com'è che qua si vede poco. Sembra un po' uno zombie, cioè così, così pallida, emaciata. C'ha una benda sull'occhio e sull'occhio cerchiatissimo. Occhio cerchiatissimo e l'altro è coperto dai capelli anche. Ok. Gasp è troppo. È un ottimo gasp anche lei, decisamente. Però le altre due da vedere sono più carine. Sì, a meno di Yuri di meno, No, di Yuri decisamente. che. Oh, scusami, Yuri è evil fanservice, ma è sempre fanservice. Questa è un po' poco fanservice. Cioè, iniziano a essere un po' zombie, un po' malaticce così, iniziano a non piacermi più tanto. Questa qui? Potrebbe essere di Dead or Alive, ma hanno No, messo il mi sa di King design. of Fighters. Cioè, il design mi sa di SNK. Però non metterei la mano sul fuoco. Perché non. C'è qualcosa scritto sul cappello. Ah, è Fatal forse una Fury. di Fatal Fury, Ok. ok. Che, sì, è sempre un gioco della SNK. Com'è così? C'è un po' della. Non so se ce l'hai già presente. C'è un po' della Lucia di Street Fighter. Lucia era? Era tipo poliziotta di Ah, Final Fight, che è venuto per ok, ultima. è vero, C'è così un po' della tomboy senza esagerazione, così molto. potrebbe essere una reporter. Sì, da saggio. Un po' della Impregnonia. un po' più prorompente, diciamo. Non è questa che Sì, Alice Jajaja. she's a hero. The character. An idol mascot. Non è neanche giocabile. Ci dimentichiamo di averla cercata e mettiamo un bel Makiti conosce, lo mettiamo in Dai, mezzo solo per quello. via, via. Cioè, no, scusami, ragazza. Cioè, avevamo pure le aspettative noi, no? Cioè, schiacciate così. Ah, sì, è un NPC della serie. Solo per la delusione. Va bene. Ok, questa qui, Drill Hair, chi cacchio è? Sembra una tipo di Dragon Quest È quasi, un'altra eh. Urabu questa. Cioè, boh. Altro design carino, Cacchio ma sei zia, scusami. ci Però comunque più picchia. carina la biondina qua. Allora, qua abbiamo Angel di King of Fighters. Che è praticamente. Tipo se Rainbow mica fosse un personaggio cattivo. È Ah. praticamente una sottospecie di wrestler flashy e molto fanservice. Anche non ai livelli di Aino, però praticamente una cattiva fanservice che lo fa appostissima. Peccato, sembrava anche abbastanza stilosa con la No, è posa così. stilosa, però tecnicamente cattiva, sono sicuro. Cioè, almeno in tot giochi lavora per un'organizzazione che è antagonistica. Ma è tanto cattiva. Credo no. Non penso. E c'è un po' di. E sai com'è? Giocando solo roba del wrestling, c'è un po' di mosse di sottomissione, sangue a fiumi che possono essere un po' violentine, però. Io personalmente, solo perché una tipa è cattiva, non abbasserei tanto. Cioè, se è un mostro, ok, però lavora per il Cioè, cattivo. l'alignment finché non ammazzi gente indiscriminatamente, che dici? Vabbè, il friccaggio ci sta tutto, eh. Il friccaggio Cioè, è per me friccaggio. batte gli agenti generici in fondo Sì, alla Light Freak. decisamente. Mettiamola qua. Lascia. Il tipo è simile, però mettiamola più Dead sotto. or Alive. Dead or Alive tutta la vita, mi sa, proprio. Lo stile è riconoscibilissimo. Ma per velocizzare un bel Makiti conosce tattico tanto per. Perché le tipe di Dead or Alive mi verrebbe da Io ne me. conosco tre, mettiamo solo quelle, le altre tutte, ma che dicono? Si può fare perché, cioè, a me una del genere potrei anche leggermi la sua backstory, però è l'avatar in Second Life, praticamente. Dai, facciamo i bastardi, facciamo i poser. Io sono sicuro che con sti video ci stiamo inimicando tanto di quella gente. Lei la conosco, lei è Asuka di Tekken, è la versione ancora più tomboy di Sakura Ah, praticamente. ok. Cioè, è tomboy proprio, fatto bene, nel senso tipo un po' manesca, parla anche con accento di Osaka, mi sembra, che fa un po' teppista, ed è anche lei rivale di una tipo bionda straricca come Sakura di Street Ah, Fighter. ok. È proprio equivalenti ecologici, tali e quali. Però è gran carina, quindi la metterei abbastanza in alto. E poi appunto il tipo tomboy così un po' mi piace. E poi è un po' più aggressiva di Sakura. Sakura è proprio. Sì, no, Cioè, nel sa. senso, ti sfida a lottare, ma per fare amicizia, nel senso, proprio con le migliori buone intenzioni. Yeah, baby. Ecco. Questa invece, se ti prende a cazzotti, ti prende a cazzotti Sì. seriamente. Però, nel senso, è comunque una dei buoni. Mi sta bene lì, mi sta bene lì. Potremmo metterla. Ma sì, mettiamola qua, dai, perché alla fine, cioè come fanservice pack ne ha ancora di più Angel. Ok, questa è Ayane di Dead or Alive, Immaginavo. ok, che è tipo una delle
personaggi più famose, è tipo la coprotagonista anti-villain per un bel po' della storia, c'è dentro una storia strappalacrime terribile, no, è tipo una storia bruttissima, è tipo cugina della protagonista, ma è tipo figlia di una violenza sessuale, roba del genere, ostracizzata da piccola, una roba tristissima, è una roba manco da Naruto, come cazzo come tragedia da ninja, buono, è tristissima. È almeno un po' riconoscibile come design. Ecco, cioè. No, è una delle tipe più riconoscibili, anche solo appunto perché è una di quelle che hanno più peso a livello della storia. Sì. E perché è parecchio angsty, vabbè, piace a tanti sta cosa. Però almeno anche capibile, nel suo caso. Perché è tipo scrittura comunque più stilosa, secondo me. E ha personalità, poi non so se mi piace quel tipo di personalità, però è innegabile. E dai, un po' borderline thought, ma che non fa male a nessuno. Borderline. Allora... Questa chicca spiterindirindina è per l'ennesima volta. Per l'aspetto si potrebbe quasi mettere direttamente in Ma chi ti conosce? Yes. mi hai tentato questa cosa. Qui, cioè, che comunque è disegnata meglio di questa. Questo sì, no, no, modello poligonale. Quella tristina. Questa ha un'aria da simil Bloodsblue. Sì, alla grande. Sì, allora, sì, vediamo sì. Un po'. Bulletta? Sì, può essere. Sì, è bulletta. Oh, che intuito. Sai cosa mi dà tantissimo l'idea? La versione anime di V di League of Legends. Sì, o di una specie di Rune 63 di Bakugo, però bene anche V di League of Legends. È vero! Ha molto l'aria pacifica. Ah, ok, non è cattiva. È un po' una... come si chiama? Sour Beach Face, ma in realtà non è così male. Formaggiosa, Sour Beach Face. Cosa si può volere di più? Allora, no, ha diversi punti buoni, quindi io la metto in Atom Freak solo per quello. Cioè, è un po' tsundere tanto, diciamo, come è andato. Ma ci può stare, a me piace il tsundere come tipo. Tipo sì, Pim. Sì, sì. Il tipo ci sta. Seviper. Ok, abbiamo Seviper o Seviper per gli amici. Anche questa qua è un agente della CIA estremamente realistica, con i gadget di Batman a sua disposizione, comparsa in Street Fighter 4. Anche lei probabilmente è una di quelle che, se ricomparirà, sarà per far numero, perché a livello della storia ha finito con Street Fighter 4 la sua utilità. Cioè, mettila di fianco alla cosa, cioè vedi la differenza di stile, però. Porca questa di Street Fighter, questa di Adora Live, scusatemi. Cioè, capite perché siamo di parte a un certo punto. E lei è una delle tipe più basic di Street Fighter, fatevi due conti. Nel senso, scusate se è poco. Beh, ha comunque i gadget di Batman. Esatto, sì, però è una delle robe meno flashy, perché cioè, combatte con i gadget, cioè, capisci? Però, c'ha come lati positivi che è... Tipo, non si capisce se è di colore o se è mulata, che è una MILF canonicamente. Quindi, un po' di freakening è d'obbligo. Sì, ci può stare. Roba qui, una roba insieme. Ok, Cammy parlando di tipo Street Fighter, abbiamo la seconda principale tipo Street Fighter. Oh, siamo arrivati adesso a trovare la prima un po' importante, un po' di spessore, cazzo. Un po' gnarf. Esatto. No, gnarf suona male. È parecchio gnarf, È perché c'è da dire che... ho voluto fare il primo verso che mi viene in mente e suona come cose estremamente orni, mi scuso. Beh, comunque mi obbligo a essere un po' orni, nel senso... E anche lei, una di quelle tipi che l'abbiamo già avute, di fan service involontario praticamente. Lei... Serissima, nel senso proprio addestramento militare al massimo, anche se tipo è stragiovane per buona parte delle sue apparizioni, ha tipo compiuto 20 qualcosa anni, tipo Street Fighter 5, se no prima ne aveva di meno, aveva tipo l'età di Sakura o poco di più prima, per farti capire, però combatte in un costume intero praticamente, quindi è un po' difficile non essere orne. Che poi non è tipo il costume che hanno le bambole. Le doll di Bison, sì, ce l'hanno tutte. Però essendo lei l'unica famosa, meno male, è un po' la trope namer. Sì, cioè tutti liberi dal controllo mentale, però il vestito mi piaceva, lo ricoloro e... Beh, allora, è pratico per muoversi, perché ricordati che ha comunque uno stile di combattimento molto acrobatico, e poi penso che ti senti abbastanza sicuro del tuo sex appeal con un capo del genere. E mostri anche i muscoletti, nel senso, cioè, una si sente figa, nel senso, non è ranking. A non vergognarsi, una lo tiene. Female empowerment, cazzo. Cosa intendo?
Vabbè, almeno le camo calze. Sto cercando di essere corretto, non so se mi spiego. Io apprezzo un sacco, cioè è una delle top waifu di Street Fighter comunque. È dura con Laura, perché Laura è più il mio tipo fisico generale, però che è più una tipa storica di Street Fighter. E comunque c'ha il suo appeal anche lei, è così molto, molto tonica, molto tirata, le gambe non saranno come quelle di Chun-Li, però si vedono bene, con il camuffamento sopra, gli dona... Non lo so, Do io la... Faccio io da... Lei cosa direbbe? No, Cammy. Prima ancora? Vogliamo essere onesti per la... Si sposta? Ma cazzo? Oh, è... È incollata! Devi spostare Laura. My lord! Ok, vabbè. Devi prenderla su di forza. Scusami. Ho detto che... Non ti stiamo denigrando, è solo che, cioè, la pregnanza è un po' diversa. Solidissime entrambe, però, una più solida dell'altra. Vuoi che sia B. Janet? B! Ma B! B! No. No, non c'è la pirata! B! B! Be,